Ciao a tutti ragazzi, come al solito sono Frankie ed oggi sono qua per questa nuova puntata delle tecnologie di Frankie. Riprende nuovamente questa serie dedita all'hardware e a tante altre cose, ma in questa puntata parleremo di un modo molto interessante per potersi acquistare un headset veramente fantastico. Quando in genere si vanno ad acquistare delle cuffie da gaming si è sempre molto indecisi, si va a puntare molto sull'estetica, si va a puntare molto sulle potenzialità che queste cuffie potrebbero dare, ma le HyperX Cloud secondo me riescono a unire tutti quanti questi fattori in un unico grande headset. Grande perché la confezione è praticamente gigabnormica, ma al suo interno potete trovare naturalmente tantissime cose. Infatti la particolarità di queste cuffie è stata secondo me l'eleganza con la quale si è presentata, veramente, cioè proprio no, molto molto elegante. Al suo interno infatti troverete tantissimi cavi, ma proprio, cioè non è che uno o due, no, tantissimi, tra cui infatti dei tori jack, trovate delle prolunghe da vari metri, trovate addirittura una console che voi potete usare per poter regolare l'audio in modo più diretto. E un'altra peculiarità di queste cuffie secondo me è stato il fatto che sia praticamente molto ibrida, diciamo così. Cioè non è una cuffia che voi necessariamente dovete usare per il gaming, potete anche usarla per il vostro smart. Quindi se ci fate caso la confezione è più grande della mia faccia, il che dovrebbe preoccuparvi molto, ma non è di questo che dobbiamo parlare. Le cuffie si presentano secondo me in un ottimo stato, cioè veramente vengono messe bene in risalto e soprattutto le colorazioni disponibili sono molto belle. Abbiamo nera e rossa e bianca e nera. Poi i vostri gusti dovrebbero indurvi a comprare quella che più preferite, ma non è soltanto questo, perché le cuffie sono ottime secondo me. Fino adesso io ho avuto delle G35 che erano sempre delle ottime cuffie, ma avevano una particolarità, ovvero vi chiudevano l'orecchio. Cioè nel senso, il vostro orecchio dopo una sessione di gioco anche di mezz'oretta iniziava già a dare dei problemi. HyperX vi mettono a disposizione ben due ricambi, quindi avete una in velluto e una in pelle, quindi avete modo di poter scegliere quello, il tessuto con cui vi trovate meglio, ma dovete però pagarne tra virgolette la chiusura del suono. Quindi da una parte avete un tessuto che vi permette di sentire meglio, isolarvi meglio, dall'altra un tessuto che magari è più leggero, però l'isolazione è un po' ridotta. Poi dipende molto anche dalle vostre esigenze. Parlando invece del microfono, questo headset vi permette di avere un microfono jack praticamente estraibile, diciamolo così. Infatti voi potete tranquillamente staccarlo e riattaccarlo come più preferite. Padiglione sinistro voi potete attaccare appunto il jack e l'audio del microfono ve lo farò sentire proprio in questo momento. Prova di registrazione numero 1, 2, 3. Questa qui è una prova di registrazione. Prova di registrazione. Ciao a tutti ragazzi, e come al solito sono Frankie e questo è un test audio fatto con il microfono delle HyperX Cloud. Quindi l'audio del microfono in realtà non è eccezionale, non è sicuramente un microfono incredibile, però per essere delle cuffie, secondo me per essere un headset soprattutto da gioco, è veramente ottimo, soprattutto poi per il rapporto qualità-prezzo, perché è un microfono che si sente molto bene, l'audio secondo me è pulito, però la voce la rende un po' piatta, è come se fosse un po' offuscata. Quindi in conclusione, su queste HyperX Cloud io ve le consiglio se siete alla ricerca di un headset che non vi pesi proprio troppo sulla testa, che sia leggero ma che allo stesso tempo abbia un audio veramente buono. Purtroppo non posso avere modo di farvi vedere come si può sentire l'audio, perché dovreste per forza avere modo di sentirle fisicamente dal vivo, però vi posso dire che i suoni sono ottimi, soprattutto in gioco vi riesce a creare sempre il senso di profondità, quindi che avete qualcosa dietro, avanti, destra, sinistra, quindi è perfetto. E i bassi devo dire sono molto più potenziati secondo me rispetto agli alti, però insomma è un headset veramente fantastico. Trovate in descrizione il link ai social di HyperX, che ringrazio per avermi fornito queste cuffie per fare la recensione. Trovate quindi tutti i link dove acquistare, cosa fare e insomma tutte le altre cose. E nulla, io spero che questa puntata vi sia piaciuta, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se queste cuffie vi piacciono, se le comprereste mai oppure se non vi piacciono e perché, ed è tutto. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo video. Noi ci vediamo ad un prossimo video, come sempre, dritto per dritto.